20. Zhong Li. Raiden Shogun. Naida. Archon conosciuti in gioco anche come Barbatos, Morax, Bal e Buer. Ma esiste una vera correlazione dietro i nomi demoniaci assegnati ad ogni personaggio? Scopriamolo in questo video. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video! Per chi non mi conoscesse, io sono Demitat e oggi siamo in un nuovo video per Genshin Impact. Oggi viaggeremo su Teyvat alla ricerca di una risposta che possa soddisfare le nostre curiosità sulla lore del gioco. Abbiamo avuto modo di scoprire la gerarchia presente in questo mondo, composta dagli esseri umani, persone comuni, senza alcun potere, i privilegiati, ovvero i portatori di Vision, o per meglio dire, dalla traduzione diretta del termine cinese, portatori dell'occhio divino. Il termine specifico è allogeni, ma è un termine usato soltanto dagli dei. Si tratta di esseri umani dapprima senza alcun potere, ma che per qualche ragione vengono scelti dagli dei e gli viene affidato un potere elementale enorme, non solo utilizzabile per tutta Teyvat, ma che gli conferirebbe la possibilità di ascendere a Celestia. O almeno questo è quello che si pensa. Ma aprirei una piccola parentesi a riguardo. L'accesso a Celestia resta in effetti ancora un mistero. Ricordate la figura di Vennessa? Ciò che sappiamo è che si è ascesa a Celestia alla sua morte, eppure non abbiamo notato la presenza di una Vision. Proseguendo con la gerarchia troviamo gli Archon, detti anche i Sette, dei elementali situati nelle sette regioni di Teyvat. Gli Arconti conoscono informazioni che gli umani ignorano, come vediamo per Venti e Zhong Li, che sono a conoscenza dell'esistenza di altri mondi. La forza dei Sette deriva dal livello di controllo che esercitano sulla propria regione. Essi sono in possesso di una gnosi, un misterioso oggetto somigliante ai pezzi degli scacchi, che permetterebbe loro di comunicare con Celestia. E prima di parlarvi nello specifico di ogni arconte, vorrei concludere con una mia speculazione in merito a Celestia. Gli arconti discendono appunto da questo magico mondo, per cui sono parte degli dei, ma ho come l'impressione che siano dei inferiori. Se così fosse, non sarebbe difficile immaginare Celestia come un grande palchetto da teatro che si affaccia su un grosso formicaio chiamato appunto Teyvat. Il che farebbe degli arconti dei soldati in grado di gestire gli esseri umani. Inoltre, immaginate gli dei a Celestia, che danno dei premietti chiamati Vision per il diletto di smuovere un pochino le acque. Sarebbe interessante poi vederne gli sviluppi e scoprire cosa davvero ci aspetta lì. Ma questa appunto è la mia speculazione, per cui vediamo nello specifico quali sono gli arconti conosciuti e non. Il primo che incontriamo attraverso la storia del gioco è Venti. Ogni Archon porta con sé tre nomi, il nome terreno, il ruolo e il nome divino. Venti è appunto il nome terreno, il suo ruolo è conosciuto come Bardo e il nome divino è Barbatos. Il suo elemento è l'animo, il vento. Venti è uno spirito libero, irriverente, adora comporre canzoni ed è amante del vino. È definito il dio della libertà e preside a Mondstadt. È uno degli Archon più antichi, ma non è tra i più potenti. Come accennato prima, la potenza dipende dal controllo della regione, per cui essendo in primis amante della libertà, rifiuta il comando, di conseguenza rinuncia alla forza. Ma il suo popolo non è in completa balia delle onde. Infatti, qualora fosse necessario, Venti darà dimostrazione dei suoi poteri, garantendo la libertà della sua gente. L'aspetto degli Archon è fittizio, sono entità senza corpo. Infatti Venti ha preso le sembianze di un bardo senza nome, con cui aveva stretto un legame di amicizia, e che purtroppo morì nella battaglia contro dei Carabian. Ma parliamo di Barbatos. Fa parte dei 72 demoni del Largo Ezia. E una delle particolarità che unisce tutti è la correlazione con uno dei quattro elementi principali: terra, aria, acqua e fuoco. Ognuno ha delle prerogative diverse, delle virtù e delle inclinazioni particolari.
Nel caso specifico, per esempio, di Barbatos, parliamo di un conte o un duca dell'inferno. Il suo elemento purtroppo non corrisponde all'aria, ma al fuoco, e la similitudine la troviamo solo con il colore di riferimento, che è il verde. Ma guardiamo l'aspetto. Uno dei riferimenti che abbiamo di Barbatos riesce a ricordare il nostro Venti. E, tra parentesi, è uno dei riferimenti perché, secondo le mie ricerche, l'aspetto dell'entità potrebbe cambiare in base alla capacità di chi sta guardando. Barbatos dona la comprensione del canto degli uccelli, delle voci di altre creature, in particolare degli animali, ed è in grado di conciliare amici. Ed ecco un altro riferimento visivo che ho trovato. In questa immagine ritroviamo il collegamento con la musica e il colore verde. Ma personalmente trovo che questa versione ricordi un leprecauro. Ecco quindi cosa ha ispirato il concept art del nostro bardo. Andiamo adesso a vedere il secondo Archon, Zhongli. Zhongli ha deciso di vivere la sua vita con gli occhi di un essere umano, facendo da consulente al Wansheng Funeral Parlor, struttura nata in origine come studio medico e conosciuta oggi, dopo 77 generazioni, per i servizi funebri. È definito il dio dei contratti, il Rex Lapis, ma anche come dio del commercio, dio guerriero, il rompicapo. Insomma, un elenco lunghissimo di titoli. Il suo elemento è Geo e il nome divino è Morax. Con oltre 6.000 anni di età è sicuramente tra gli Archon più antichi, se non il più antico. Preside Liyue, o meglio, ha presieduto Liyue prima di ritirarsi. In generale farò un piccolo accenno di lore per ogni personaggio, così da contestualizzarlo, perché parlare della loro storia in maniera dettagliata sarebbe un processo troppo lungo per la finalità di questo video. Ma magari in futuro potrei pensare di lavorare alla storia e agli intrecci di ogni singolo arconte. Sul mio canale comunque ho spesso trattato di storie dei personaggi, li trovate nella playlist dedicata. Dunque, abbiamo parlato del nome divino che in verità nell'argo Ezia troviamo come Marax. Morax è un latinismo del nome e significa colui che ferma. Mi viene subito da pensare alla sua Elemental Burst, dove blocca i nemici per qualche secondo. Viene descritto come il toro nero, più nel dettaglio come un toro dal volto umano, feroce, potente e che talvolta va controcorrente. Pensate che per esempio anche la sua evocazione a quanto pare va fatta rivolti verso Occidente, che è speculare al modus tradizionale. E ora un'altra immagine, preparatevi perché dopo questa avrete gli incubi. Mi viene però da sorridere perché non riesco a fare a meno di associare l'immagine di Morax ad Ushi piuttosto che a Zhongli. Lo so, non odiatemi, ma questa versione fan-made umana di Ushi andava inserita nel contesto. Dunque, insegna astronomia e tutte le scienze umanistiche. Il colore di riferimento è l'arancione e anche l'elemento combacia, perché infatti è terra. Ed è quindi arrivato ora il momento di passare al prossimo Archon, la tanto amata Raiden Shogun. Raiden è al comando della regione Inazuma, o Inazma, e con mano ferma ha promesso al popolo un'eternità immutabile che durerà nei secoli, affermando addirittura che solo l'eternità potrebbe congelare tutte le cose sotto il cielo, rendendo Inazuma davvero immortale. Ed è proprio questa la ragione per cui il popolo ha definito Raiden il dio dell'eternità. L'elemento di Raiden è l'elettro e si presenta in gioco come una donna adulta dai lunghi capelli viola intrecciati. Al momento lei è l'unico Archon a non avere una vision, a differenza di Venti, Zhongli e Naida. Poco importa però, perché sappiamo che in quanto Archon non hanno realmente bisogno di una vision. È un oggetto per loro pressoché simbolico, ma non è l'unico dettaglio a rendere quest'Archon unico nel suo genere. Raiden Shogun infatti si divide in due esseri, Ei, l'attuale Arconte Electro, e lo Shogun, un burattino creato da Ei con una propria coscienza, che comanda per dirigere Inazuma, ed è creato con una serie di regole molto rigide che non possono essere violate o modificate. Quindi, Raiden Shogun è il titolo, Ei è il nome terreno, e il nome divino è Belzebù. Per spiegare ciò è doveroso però fare un passo indietro e spiegarvi la sua storia in breve. Ei aveva una sorella gemella, Makoto, conosciuta con il nome divino di Baal.
Makoto venne a mancare 500 anni or sono nel Cataclisma, un periodo di caos e distruzione dove ricordiamo la caduta di Kenria. Alla morte di Makoto, Ei si fa carico dello shogunato e continua a governare mantenendo il nome divino di Baal. Partendo dal nome, ho trovato parecchie associazioni proprio tra Belzebù, che troviamo anche come Baal-Zebub, e Baal, scritto come Baal, ma anche come Baal-Zebul. Persino i sigilli di appartenenza sono pressoché identici. Identificato molto spesso come Baal piuttosto che Belzebù, quest'ultimo è raffigurato spesso come una mosca, è definito il principe dell'inferno, signore appunto delle mosche. Mentre l'immagine di riferimento di Baal è una testa con una corona, una rana e un gatto, ed è definito il primo re dell'inferno con dimora est. Anche questa volta nessun dettaglio simile al nostro personaggio, oserei dire per fortuna data la bellezza della nostra Ei. L'elemento sembrerebbe essere il fuoco, il colore il giallo. Considerando però che gli elementi considerati dai demoni sono solo quattro, acqua, aria, terra e fuoco, sicuramente non potevano trovare l'elettro. Quanto al giallo c'è poco da dire, il colore di Ei rispecchia perfettamente il suo elemento di appartenenza e non poteva che essere il viola. Ed è arrivato il momento di paragonare l'ultimo Archon attualmente in gioco, prima di passare alle speculazioni sui prossimi arconti. Perciò, ecco la nostra frizzantissima Naida. Naida preside a Sumeru e il suo elemento è il Dendro. Secondo la storia è l'incarnazione del precedente Arconte Dendro, Lord Maggiore Rukkadevata, venuto a mancare durante il Cataclisma. È la più giovane degli Archon, definita anche come Lord Minore Kusanali, il dio della saggezza. Si presenta come una giovane fanciulla dalle orecchie che ricordano un po' quelle di Klee e in generale quelle degli elfi. I toni del Compset vanno dal bianco al verde. La particolarità di quest'arconte è che può entrare nella coscienza di coloro che indossano la Kasha System, esseri umani e non. Associazione al demone. Il nome divino di Naida è Bur. Tra le sue virtù, questa entità insegna la filosofia naturale, la logica e ha anche a che fare con il mondo della flora. Il rango di appartenenza è presidente, insomma non si colloca molto in alto nella gerarchia. Il colore di riferimento è l'arancione e l'elemento è il fuoco. Ho veramente fatto difficoltà a trovare delle similitudini con il personaggio. E in verità, se non fosse per le virtù, direi che è stato scelto totalmente a caso. Ed è peculiare affidare un nome poco conosciuto di un demone ad un arconte che nella storia simboleggia la colonna portante della propria regione. Decisamente ce ne sono di più famosi, lasciatemi passare il termine. Prima di concludere però, vi lascio il sigillo e l'immagine di riferimento. Beh, se riuscite a trovare delle associazioni, scrivetemi nei commenti. Io faccio difficoltà, onestamente. E tra un saltello e l'altro della nostra piccola Naida iniziamo la parte che preferisco, le speculazioni. Nell'ultima Archon Quest abbiamo scoperto il nome divino del prossimo arconte, Focalor, ovvero l'Archon che presiede Fontaine. Il suo elemento è l'idro ed è chiamato il dio della giustizia. Sappiamo ancora molto poco su questo arconte, ad eccezione che si tratti di una lei, come tutti i prossimi arconti che arriveranno in gioco. E a detta di Dainsleif, vive per lo spettacolo del tribunale cercando di giudicare tutti gli altri dei, ma anche lei sa che non può farsi nemica del divino. Ecco, alla voce spettacolo del tribunale, la prima associazione che mi viene in mente sono i gemelli di Fontaine, che vediamo nel video spoiler ufficiale dei prossimi capitoli di gioco, Linnae e Lynette. Il loro abbigliamento mi riporta ad uno scenario circense, in generale immagino anche un pizzico di stile burlesque, essendo Fontaine ispirata alla Francia. Osando con la fantasia, mi aspetto un arconte gnocco con abiti vistosi e un martelletto da giudice tra le mani. Oddio, martelletto. Se proprio vogliamo esagerare, non sarebbe male un martello enorme con le funzioni di una claymore. Che ne dite? Entriamo nello specifico di Focalor, il 41esimo demone dell'Argo Ezia. Estremamente legato all'elemento dell'acqua, può causare morte per annegamento, domina su tutte le acque salate e su tutti i venti. Il suo potere è talmente devastante che è in grado con la stessa facilità di distruggere e di salvare.
C'è un'immagine di riferimento, in generale si mostra come un uomo dalle ali da grifone e le zampe leonine. Il rango è duca, il colore di riferimento è il verde, l'elemento è appunto l'acqua. Devo ammettere che qui la mia speculazione riguardo l'arconidro era al 50-50 proprio tra Focalor e Vepar, demone femminile anch'esso legato all'elemento dell'acqua con un fascino senza pari, elegante, incantatrice tanto quanto una sirena, al punto da far perdere cognizione di causa a chi si trova davanti al suo cospetto. Però sarà sicuramente più interessante, secondo me, trovarci davanti un arconte dall'aria tosta e saccente, per non dire per poi passare alla regione di Natlan, e qui, signori, non credo ci siano dubbi. Innanzitutto, cosa sappiamo di questo arconte? Il suo elemento è Piro, il nome terreno è Murata, conosciuta anche come il dio della guerra. Se questo nome vi è familiare, avete sicuramente collegato la storia del manga, che trovate in parte letto e tradotto da me qui sul canale e completo invece sul mio server Discord. Sempre tutti i link li trovate in descrizione, quindi non missate la descrizione. Non sappiamo nulla dell'aspetto, se non che i figli di Murata abbiano i capelli rossi, per cui dovrebbe avere i capelli rossi anche lei. Inoltre, se colleghiamo il nome di Murata ad altri titoli Yoyoverse, notiamo la presenza in Ukai Gakuen 2 e Honkai Impact di un personaggio chiamato Murata Himeko, che per coincidenza, se vogliamo, ha i capelli rosso fuoco. Quando sono passata a parlare di questo arconte, ho precisato che non c'erano dubbi. Ecco, mi riferivo all'associazione divina. Ebbene, il demone più vicino al carattere possente di Murata è Aim. Aim è il signore del fuoco ed è in grado di far nascere incendi anche in zone molto vaste. Per incendio non è soltanto inteso il fuoco in senso stretto, ma lo scoppio di una passione, di una guerra, l'annientamento di ostacoli. Allo stesso modo può proteggere dal morso delle vipere, altra metafora, per indicare le cattiverie, le male lingue, i tradimenti. Il rango è duca, il colore di riferimento è il verde. Ora speriamo che non abbia fatto un fail grosso come una casa. Mi piacerebbe andare anche oltre e speculare per la nostra zarizza, ma ho intenzione di creare un video a lei dedicato perché la sua storia è davvero interessante al momento, ma fatico onestamente a trovare un'associazione divina. Tanto amata dal suo popolo e improvvisamente tanto odiata, al punto da freddare il suo cuore. Un incipit decisamente interessante, direi. E queste erano le associazioni divine dei personaggi attuali di Genshin Impact più qualche speculazione personale. Fatemi sapere nei commenti se vi piacciono video del genere, sono ben felice insomma di portarvi questo tipo di contenuti e di approfondirli in live sul sito Viola. A proposito, non perdete la schedule su Instagram, mi raccomando. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, un commento per dirmi la vostra e soprattutto condividete il video per supportare al massimo il mio lavoro. Io vi ringrazio di cuore per essere stati qui con me e vi rinnovo l'invito al prossimo video e alle prossime live. E come sempre, mood di vita della community, stai chill. Bye.